Arriviamo allora all'ultimo esempio. Qui c'è una cosa da dire sulle serie storiche del COT. Semplicemente si limitano a riportare il numero di posizioni che ogni attore possiede. In pratica è come se avessimo un oscillatore. Tuttavia questo oscillatore non ha delle bande definite tramite le quali si può dire entra long a un certo livello o entra short a un altro livello, come se fosse un transistor automatico. In qualche modo bisogna cercare di normalizzare tali indici, se si vuole arrivare a un concetto di questo tipo. È possibile, per esempio, calcolarsi uno stocastico, semplicemente, insomma. Calcoliamo uno stocastico sulla posizione dei commercials e in questo caso possiamo vedere le fasi estreme da un punto di vista storico rispetto, non so, agli ultimi X giorni precedenti. Qui abbiamo fatto una specie di semi-normalizzazione della serie storica, semplicemente abbiamo tradotto in termini reali le posizioni dei vari attori, ovvero abbiamo preso i numeri di contratti detenuti da ogni attore, lo abbiamo moltiplicato per il valore del contratto e poi l'abbiamo depurato dell'effetto inflazione, in modo che fosse possibile fare un confronto più realistico con le serie storiche passate. Questo perché? Perché sui contratti delle materie prime agricole in particolare, certi report arrivano anche indietro di 20 anni. Ovvio che fare un confronto in termini assoluti rispetto a 20 anni prima, quanto il dollaro aveva un altro valore, non avrebbe molto senso. Quindi può avere più senso, per esempio, confrontarlo in termini reali. In questo caso abbiamo gli ultimi 5-6 anni della serie storica. Queste bande sono state calcolate semplicemente ipotizzando una distribuzione normale della serie e individuando due bande di volatilità che dovrebbero contenere, teoricamente, se accettiamo l'ipotesi che la distribuzione della serie storica sia normale, dovrebbero contenere con una probabilità del 95% le serie storiche in questione. Per esempio, se la serie storica sfora di sopra di questa seconda banda, il segnale dovrebbe essere rialzista, cosa che effettivamente in questo caso è avvenuto. Stiamo parlando della fregna di soli. Contemporaneamente, è interessante monitorare anche questo, c'è stato uno sforamento nella propria banda, estrema banda a ribasso, dei fondi speculativi. Questo naturalmente ci indicava la presenza di una posizione estrema in termini reali rispetto al proprio storico. Effettivamente, se fossimo andati long da questo punto, avremmo quasi individuato un massimo. Ora, di per sé, riepilogando tutto, questi indicatori di per sé non sono miracolosi, perché il problema dove sta? Individuare i punti di estremo, che ovviamente è più facile a dirsi che a farsi. Tuttavia, se si è in grado di farlo e se si accompagna questi strumenti con i classici strumenti dell'analisi tecnica, dell'analisi ciclica, quello che più si preferisce, allora rappresentano un valido complemento, perché a differenza degli indicatori di analisi tecnica, questi non sono calcolati sul prezzo. Sono proprio un dato a sé, che viene ricavato, in questo caso, dalle posizioni che ogni attore detiene. A questo punto non mi resta che segnalarvi che sul nostro sito noi settimanalmente aggiorniamo le nostre posizioni, aggiorniamo questi indicatori sulle varie materie prime, cercando di individuare quali siano le occasioni potenzialmente migliori in termini di questo indicatore, e quindi vi invitiamo a visitarci per eventuali approfondimenti. Il nostro sito è www.trendy.biz. Grazie, arrivederci.